Di fronte ai bijou, noi li abbiamo affrontati considerandoli, perdonateci la nostra deformazione professionale di ingegnere, degli oggetti tecnici. Infatti i bijou sono dei prodotti che pur con una grande validità estetica, però vengono realizzati partendo da certe materie prime, con certe macchine, con certe attrezzature e costituiscono un prodotto finito. E questo museo li conserva, conserva un patrimonio storico. E perché conserviamo un patrimonio storico? Perché conservare degli oggetti tecnici? La risposta la trovate in quei bellissimi pannelli, quei bellissimi quattro pannelli che sono su quella parete. Gli oggetti tecnici hanno un'importanza culturale. Gli oggetti tecnici, e i bijou sono appunto, come ho detto, degli oggetti tecnici, raccontano una storia culturale. Possiamo dire che i manufatti, qualunque manufatto del passato, può essere considerato un messaggio che gli abitanti del passato mandano a noi, cioè agli abitanti di oggi. E se noi vogliamo fare la storia del passato, dobbiamo andare a leggere i manufatti del passato, leggere quindi libri tecnici del passato, leggere dei disegni tecnici, leggere degli oggetti e sentire, vedere che cosa gli oggetti ci raccontano. La storia poi della tecnica è fatta non solo di guerre, di paci e di guerre successive, ma è fatta anche dell'evoluzione delle idee, delle realizzazioni, degli errori, delle correzioni. E quindi, se noi vogliamo fare una storia intesa in senso culturale, dobbiamo necessariamente andare a conservare il patrimonio tecnico del passato. Però i manufatti raccontano anche una storia tecnica. Pensate che il primo museo scientifico tecnico moderno, il Conservatoire di Parigi, che è stato inaugurato, adesso vado a memoria, ma comunque penso di non sbagliare di molto, nel 1794, era stato proposto addirittura nel 600, niente meno che da Cartesio, con l'idea di raccogliere le soluzioni costruttive delle macchine in ordine cronologico, dalle più antiche alle più moderne per l'epoca, ma con quale obiettivo? Non con l'obiettivo di fare un esercizio culturale pur validissimo ma fine a se stesso, ma con l'obiettivo di presentare ai tecnici dell'epoca l'evoluzione tecnica e incentivarli a, guardando il passato, a fare quel piccolo salto nuovo che costituisce appunto l'innovazione, quindi applicando l'antico adagio historia magistra vitae. Quindi Cartesio, con i mezzi di cui disponeva, ha realizzato quella che oggi chiameremo una banca dati. Ma i bijou e i manufatti del passato raccontano anche una storia estetica. Molti manufatti del passato, e qui basta guardarsi intorno, ne vediamo degli esempi, rappresentano veramente un'applicazione del concetto di bellezza, rappresentano uno sforzo estetico veramente bellissimo. E possiamo dire finalmente che i bijou e tutti i manufatti del passato raccontano anche una storia di deontologia professionale, perché in questi oggetti che sono racchiusi in queste bacheche, nelle altre del museo, nelle macchine che ci sono qui, c'è un patrimonio di professionalità che vale la pena di presentare e su cui vale la pena di stimolare delle riflessioni, soprattutto da parte dei giovani. Qui vediamo in queste vetrine che sono raccolte in ordine soprattutto di processo tecnologico. Fondamentalmente i bijou possono essere ottenuti per quanto riguarda il semilavorato o dalla fusione o dalla deformazione plastica. Questa vetrina documenta il processo di fusione, le altre fondamentalmente la deformazione plastica. Direi che le didascalie le abbiamo cercate di curare in modo che siano dal punto di vista comunicativo più chiare possibili. Abbiamo cercato anche nell'allestimento di realizzare un equilibrio tra documenti cartacei e oggetti reali, in modo tale da stimolare l'interesse e la curiosità. Mi complimento con il Museo di Casalmaggiore per la realizzazione del catalogo, che è veramente molto bella e che conserva nel tempo le informazioni della mostra, e quindi non mi rimane altro che invitare tutti a osservare le vetrine e le macchine esposte, dichiarandomi chiaramente a disposizione se ci sono delle domande.